50 milioni di ettolitri sono il vino che l'Italia produce ogni anno. Basterebbero per riempire 2000 piscine olimpioniche. La classificazione dei sentori del vino ne conta più di 500. Nella Roma antica le bollicine nel vino erano attribuite a spiriti nefasti. Indovinate un po' qual è lo stato all'interno del quale abbiamo il maggior numero di litri pro capite consumati ogni anno. Il Vaticano. È anche dall'uva rossa che si può ottenere un vino bianco. La bottiglia di vino più antica risale circa al 325 d.C. e fu ritrovata nella Germania settentrionale. Esistono circa 10.000 varietà di uva adatte alla produzione del vino in tutto il nostro mondo. Ma non da tutte le uve si può produrre il vino. Il termine vendemmia è riferito solamente alle uve da vino. Per quanto riguarda le uve da tavola, si dice raccolta. Ma perché quando brindiamo diciamo alla salute? Dobbiamo quest'usanza all'antica Grecia, proprio perché il proprietario di casa, dopo aver bevuto, innalzava il suo calice e gridando alla salute garantiva ai suoi commensali che non sarebbero stati avvelenati. Per noi amanti delle bollicine è giunto il momento di sfatare una fake. Non è assolutamente vero che mettendo un cucchiaino all'interno del collo della bottiglia conserveremo le nostre bollicine. Circa 400 tipi di quercia diversa possono dar vita alle nostre botti. Si chiama il bicchiere della staffa. È l'ultimo della serata e deve il suo nome al fatto che quando i cavalieri bevevano l'ultimo calice appunto della loro serata, già avessero un piede all'interno della staffa del loro cavallo, pronti a salire in groppa. Per voi ragazze, su internet sono disponibili delle borse dotate di un'apposita tasca interna proprio per riporre una bottiglia di vino. Avete presente Pitagora? Sì, il tipo del teorema, esatto. Ideò un calice all'interno del quale aveva posto una tacca. Qualora il vino avesse superato quel livello da lui ritenuto parsimonioso, il nostro nettare sarebbe caduto dal fondo. O bevete un bicchiere di vino, o mangiate un chilo di ravanelli. Le calorie più o meno sono le stesse. La California rappresenta circa il 90% della produzione vinicola degli Stati Uniti.